Bentornati ragazzi, ancora qui con l'N46 di questa Z4. Oggi volevo farvi vedere come risolvere la perdita d'olio del sistema Vanos dell'N46. Questo motore ha un sistema Vanos con dei solenoidi elettroattuati e solitamente, adesso vi dico la verità, qua ho già dato una pulita con del pulitore. Però come si può vedere in questo no, perché è bello asciutto, ma in quello sotto qui c'era tutta una perdita d'olio, ancora un po' di unto c'è, ma ora si vede meno. In molti di questi motori, parecchi devo dire, hanno proprio tutto il motore imbrattato. Magari vi metto qui un'immagine di un esempio. E ora cosa farò? Andrò quindi a sostituire le guarnizioni interne del nostro solenoide. E quindi come prima cosa, ecco, io mi sono fatto un segno giusto per ricordarmi la posizione. Alla fine non cambia nulla, però giusto da avere un riferimento della posizione iniziale, originale. E niente, iniziamo. Adesso qui ho già le parti già ordinate, guarnizione interna, esterna, e entrambe originali BMW, perché io ho questa fissa. E niente, iniziamo. Allora, come prima cosa andrò a mollare il bullone, questa gabbietta, diciamo, è una piccola gabbia che trattiene il nostro solenoide premuto all'interno. Rimossa questa, rimosso il connettore, tiro e lei si sfilerà. Ci vuole un po' di forza, perché sia ad estrarlo che ad infilarlo, perché è un po' duro. E tra poco vi farò vedere la vecchia guarnizione in che condizioni è rispetto alla nuova. Allora, ho appena tolto il connettore e come vedete è proprio tutto sporco, imbrattato d'olio. Infatti vedete che è tutto sporco, guardate le mie mani. E qua è tutto sporco, anche la gabbietta di metallo che vi dicevo prima è tutta unta. Bene, ora andrò a pulire la zona, ma se no la faccio dopo, in realtà, che ho estratto il solenoide, e pulirò col contact cleaner il connettore. Qui adesso basta tirare. Purtroppo non riesco a farvi vedere il video finché lo faccio, perché ci vogliono due mani. Comunque tiro con un po' di forza, lo fai ruotare un pochino e poi lui si sfila. L'ho ruotato un pochino e già si sente che ha un po' ceduto la guarnizione. Ok, allora è uscito un po' d'olio. Ovviamente avevo messo un bavaglio sotto appositamente per non sporcare le cinghie, perché sotto c'è la cinghia dei servizi. Se si unge di olio comincia a scivolare e non è una buona cosa. Allora, facciamovi vedere di cosa stiamo parlando. Eccolo qua. Questo è, diciamo, questa la parte che ci sono un po' di sedimenti, infatti andrò a pulirlo, ma vabbè, niente di grave. E questo è una delle due elettrovalvole che ha un solenoide all'interno, quindi funziona elettricamente anche, al contrario dei vecchi motori BMW che sono semplicemente idraulici, funzionano con la pressione idraulica. Questa, adesso guardiamo la guarnizione, in che condizioni è. Qui solitamente, eccola qua, la guarnizione è proprio qui nel bordo. La guarnizione è qua, adesso la tolgo, probabilmente sarà un po' secca, infatti è un po' dura. E dopodiché vi farò vedere come testare e capire se questa elettrovalvola sta funzionando correttamente o meno. Continuate a guardare il video. Allora, ho tolto anche la guarnizione vecchia dal basamento originale. Questa è quella nuova. Adesso l'apriamo. Unboxing. Ok. Allora, come vedete, questa è bella morbida, ovviamente è nuova.
Questa la sento già appena la prendo in mano, si sente già che è durissima. Infatti faccio fatica quasi a premerla. È veramente, si è seccata ovviamente. Anche se in realtà ci sono delle volte che queste appena le prendete in mano si spezzano. Quindi diciamo che è secca e vecchia, ma non vecchia come pensavo. Abbastanza però da fare, diciamo, perdere l'elettrovalvola. Dopodiché comunque vedete che è un po' spiattellata, questa invece è ancora bella tonda. Dopodiché, oltre a questa, c'è un'altra guarnizione che è circa a metà, che adesso ve la faccio vedere. È di colore verde, è molto piccola, infatti bisogna stare attenti a come la si rimuove, un po' di delicatezza. Solitamente sono queste le due perdite maggiori. Ovviamente, ok, dovrebbe essere verde. Eccola qua. Solo ricambi BMW. Ed eccola qua. Questa ovviamente, vabbè, quella vecchia è un po' più sottile, però diciamo che questa è ancora in buone condizioni. Questa era quella messa peggio, che infatti è davvero dura e rigida e non fa più tenuta. Quindi adesso andrò a fare una sorta di test pulizia. Bene ragazzi, allora adesso andiamo a testare il solenoide, la valvola solenoide che vi dicevo del sistema Vanos. Quello che faremo è non è altro che prendere dei cavi con queste clip, o queste oppure delle clip a coccodrillo, quelle con le pinze. Dobbiamo collegarle nella parte qua interna, qui, e dopodiché prendiamo, adesso vado a prendere la batteria 12 volte. Allora, eccoci qua. Ho preparato la batteria 12 volte. Ho collegato l'elettrovalvola con due cavi. Mi raccomando, fate in modo che i due cavi non si tocchino più e meno tra di loro, ovviamente. E poi ho preparato un bicchiere e del brake cleaner in maniera tale che dopo io metterò a bagno questo qui fino a questa altezza qua nel brake cleaner, e attuerò, quindi apro e chiudo appoggiando il più e il meno sulla batteria. Adesso vi farò sentire proprio un attimino, giusto il fatto che lui, vediamo se riesco, perché fare le cose mentre mi riprendo non è per niente semplice. Adesso vi faccio sentire semplicemente che lui lavora appena gli do l'alimentazione. Sentite, eh? E come vedete anche la parte interna si muove. Per fare una bella pulizia, però, nel mentre che lo attuo con la batteria, lo metterò a bagno, come vi ho detto prima, con il brake cleaner. Facendo così, lui si apre e si chiude, il brake cleaner va all'interno, pulisce e viene espulso. Vi faccio vedere poi il risultato finale e il colore del brake cleaner una volta finito. Bene, adesso, finché alimento, apro e chiudo le valvole, ok? E spruzzerò dentro il brake cleaner. Devo fare in modo anche di alimentarlo cioè continuamente, in maniera tale che la valvola rimanga aperta, e così che riesco con il brake cleaner a spruzzare nella parte interna, quindi con la valvola aperta. Proviamo di nuovo a bloccarlo aperto. Ok, apriamo e chiudiamo. Molto bene. Adesso direi che è molto più pulito.
staccare, gli do le ultime spruzzate. Vedete che adesso il brake cleaner che cade, prima era nero, cioè vedete qua, questo è nero. Se io adesso questo lo svuoto e spruzzo ancora, non esce più nero, esce il colore, diciamo, naturale del brake cleaner, quindi vuol dire che ci siamo. Perfetto, adesso aspetto che si asciughi un attimo. Lo facciamo anche nell'altro, ovviamente procedura identica. Mettiamo le guarnizioni nuove, che una è questa e una è quella verde che vi dicevo prima, e niente, si può installare. Allora mettiamo le guarnizioni. Guarnizione questa qui è sufficiente, vediamo, con un po' di WD-40, eccolo qua, bagnarla un po', si bagna un pelettino e la si porta battuta fino in fondo, eccola qua. È utile bagnarla un po' perché sarà piuttosto dura dopo installarla. Poi quella verde invece va qua a metà, quindi questa bisognerà fare un po' di strada. Perfetto, bene. Quindi guarnizione posteriore, guarnizione interna, e possiamo rimontare il tutto. Perché ovviamente se si pulisce, se si cambiano le guarnizioni senza pulire qua le incrostazioni, lui l'attuatore perderà lo stesso, perché ovviamente la guarnizione non rimane bene in appoggio e rimane appoggiata allo sporco e l'olio trafila. Quindi mi raccomando, pulite bene qua, perché altrimenti è come fare un lavoro per niente. Pulitore freni, sì, pulitore freni, pulitore per contatti per il connettore. Ora possiamo reinstallare il pezzo. Qua bisognerà fare un po' di forza. Ok, è andato. Togliamo pure. Rimettiamo il connettore. Ok. E la gabbietta. Ok. Ho dato una pulita anche alla gabbietta, che era un po' unta. Perfetto, la perdita qui, adesso lo vedremo nei prossimi giorni, ma mi auguro che sia risolta, che non ci siano più perdite. Ah, spero che il video ti sia piaciuto e mi raccomando, metti un like e condividi. Iscriviti al canale, perché escono continuamente contenuti di questo tipo molto interessanti che ti faranno risparmiare un sacco di soldi, soprattutto con questi piccoli interventi. E questo è un intervento che non è valido solo per l'N46, ma anche per gli altri motori BMW con sistema Vanos, con la valve, con i solenoidi, elettrovalvole. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!
We'll be right back.